Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Oggi, come vi ho promesso, vi mostrerò come preparare il couscous di pesce trapanese. È uno dei primi piatti più apprezzati ed ambiti nel nostro territorio. Infatti a San Vito Lo Capo, che è in provincia di Trapani, ogni anno organizzano un evento gastronomico che si chiama Couscous Fest ed è di fama internazionale. In molti mi avete chiesto di prepararlo con il metodo tradizionale e qualcuno anche col bimby. Allora ho deciso, per venire incontro un po' a tutti, di preparare il couscous con il metodo tradizionale, ma all'interno del video spiegherò come incocciare la semola col bimby e anche il procedimento per la cottura. La zuppa di pesce comunque rimarrà uguale perché il boccale del bimby non è abbastanza capiente. Tra l'altro colgo l'occasione per invitare a chi ancora non l'avesse fatto ad iscriversi. Lasciate il vostro like, commentate, condividete, per voi è gratis, per me sarà una soddisfazione. Adesso quindi andiamo al video e vediamo come lo preparo. Innanzitutto prepariamo la zuppa di pesce, che noi siciliani chiamiamo aghiotta di pisce, ma prima dobbiamo pestare dell'aglio, qualche ciuffetto di prezzemolo e un po' di sale nel mortaio, che noi chiamiamo omuttaro. Scegliete voi la quantità di aglio, a casa mia è molto gradito, infatti io ne ho pestato circa 3 bulbi interi. Prendiamo una pentola capiente e facciamo un soffritto con uno spicchio di aglio sminuzzato, una cipolla anch'essa sminuzzata e un po' d'olio d'oliva. Dopodiché aggiungiamo circa 2 litri di passata di pomodoro. Uniamo l'aglio e il prezzemolo che abbiamo pestato precedentemente nel mortaio. Facciamo insaporire per qualche minuto e copriamo con un coperchio perché la salsa tende a schizzare. Dopodiché aggiungiamo circa 3 litri di acqua. Insaporiamo con varie spezie, con la cannella, con le noci moscate, per chi come noi gradisce il peperoncino o in alternativa il pepe, e il sale secondo i propri gusti. Ho sviscerato, squamato e salato circa 1 chilo di pesci di piccola taglia adatti per la zuppa e li andrò a immergere subito nel brodo senza aspettare il bollore. Facciamo insaporire la zuppa con i pesci di piccola taglia e li facciamo cuocere per circa un'ora o finché si spappolano. Se invece voi, oltre i pesci di taglia piccola che servono a dare più sapore alla zuppa, preferite gustarvi anche un bel pesce più grande, immergetelo nella zuppa solo quando arriva a bollore e fatelo cuocere per 10-15 minuti e poi lo togliete. Ho anche sgusciato 700 g circa di gamberetti che mettiamo momentaneamente da parte in frigo. Le teste dei gamberetti sono molto succose, motivo per cui prepareremo un saporitissimo fumetto. Mettiamo le teste dei gamberetti all'interno di una pentola e aggiungiamo una carota, una cipolla, qualche pomodorino o in alternativa un po' di salsa, uno spicchio di aglio e un ciuffetto di prezzemolo. Insaporiamo con le spezie, quindi la cannella, le noci moscate, un po' di pepe, mezzo bicchiere di vino bianco, sale secondo i propri gusti, un po' d'olio d'oliva e copriamo il tutto con dell'acqua. E lo facciamo cuocere a fiamma medio-bassa per un'ora. Nel frattempo che la zuppa di pesce e il fumetto di gamberi cuociono, incocciamo la semola nell'apposita mafaradda. Se non l'avete va bene comunque una comune ciotola. Utilizzo 1 chilo di semola di grano duro, che è diversa da quella precotta che solitamente si usa per tabulè, e noi siciliani l'acquistiamo nei panifici e anche nei supermercati. e la andiamo ad incocciare nella mafaradda utilizzando un po' di acqua. Calcolate che ce ne vuole circa un cucchiaio, un po' per volta. Quindi mettiamo nella mafaradda una manciata di semola e aggiungiamo un goccino d'acqua. Mescoliamo in modo circolare con i polpastrelli della mano, non con il palmo, e di tanto in tanto aggiungiamo un altro goccino d'acqua. La semola non deve essere né troppo bagnata né troppo asciutta, ma umida. Quindi aggiungiamo poco per volta un goccino d'acqua e continuiamo a mescolare. Quando vediamo e sentiamo tra le dita che la semola ha raggiunto la giusta consistenza, cioè umida e con un granello leggermente più grande, la trasferiamo su di un vassoio e continuiamo allo stesso modo fino a terminare tutta la semola. Quando abbiamo finito di incocciare la semola, rimettiamola nuovamente nella mafaradda. Per chi invece vuole incocciare la semola con il bimby, basta inserire all'interno del boccale la farfalla, versare 250 g di semola, aggiungere 70 g di acqua a temperatura ambiente e facciamo lavorare per 20 secondi, velocità 3. È arrivato il momento di condire il couscous, quindi tagliuzziamo mezza cipolla e aggiungiamo la cannella, le noci moscate, il peperoncino, in alternativa il pepe, quello insomma che più vi piace, un po' di sale e diamo una prima mescolata. Dopodiché aggiungiamo dell'olio d'oliva e lo aggiungeremo un po' per volta ed anche in questo caso mescoliamo in senso circolare. Ci accorgiamo che la semola ha raggiunto la consistenza giusta quando il chicco sarà leggermente unto. Adesso è arrivato il momento della cottura a vapore nella tipica cuscusiera. Metto all'interno della cuscusiera qualche foglia di alloro, in totale ne ho utilizzate 8, e verso pian piano la semola che abbiamo precedentemente incocciato e condito. Nella pentola che sosterrà la cuscusiera versiamo poco meno della metà d'acqua rispetto alla capienza della pentola stessa e aggiungiamo qualche foglia di alloro, cipolla, prezzemolo, qualche spezia, in modo tale che durante la cottura il vapore salendo darà più aroma al nostro couscous. Dopodiché prepariamo un impasto di farina ed acqua. Ho utilizzato 220 g di farina e 110 g circa di acqua. Questo impasto ci servirà a sigillare la pentola e la cuscusiera. Portiamo sul fuoco a fiamma media e dobbiamo aspettare che dal couscous fuoriesca il vapore. Questo passaggio noi siciliani lo chiamiamo spignare, lo vedremo tra poco. Per chi non ha una cuscusiera può utilizzare una classica pentola a vapore, tra l'altro non necessita di impasto perché si incastra perfettamente. Mentre per la cottura col bimby, dopo aver incocciato la semola, non c'è bisogno di lavare boccale, basta aggiungere 700-800 g massimo di acqua, mettere il coperchio, versare la semola condita all'interno del varoma, posizionare il varoma sul coperchio. Ovviamente sto simulando la cottura e quindi 70 minuti, modalità varoma, velocità 1. Ed ecco che dal couscous sta fuoriuscendo il vapore. Da questo momento in poi lo faremo cucinare per circa un'ora. La zuppa di pesce è pronta, i pesci si sono spappolati e li vado a mettere all'interno di un passaverdure, procedendo in questo modo. Dopo aver macinato i pesci, ovviamente filtriamo il brodo ottenuto. E questa è la saporita zuppa di pesce che otterremo. Filtriamo anche il fumetto. A casa mia c'è un odore incredibile. Al fumetto aggiungiamo i gamberi che avevamo messo precedentemente in frigo e facciamo cuocere per qualche minuto. E quindi versiamo sul couscous tutto il fumetto di gamberi, abbondante zuppa di pesce. Copriamo e lasciamo riposare per almeno 2 o 3 ore. Dovete sapere che il couscous di pesce più riposa, più buono è. Teniamo sempre un po' da parte un po' di brodo, perché molti gradiscono assaggiarlo aggiungendo altro brodo sul proprio couscous. Ad ogni modo, il brodo avanzato si può sempre congelare e usarlo per altre ricette, per esempio il risotto di gamberi. 1 chilo di couscous con il riposo aumenta di circa 250 grammi e a casa mia amiamo accompagnarlo con l'aggiunta di calamari fritti, una bontà. Bene cari amici, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. Intanto io vi abbraccio e ci vediamo alla prossima, ciao!